Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmas. Chi vuoi tu? Vedete come le piace stare al sole? Si mette qua fuori al balcone. Bene, a prendere il sole. È bello respirare aria buona, mio amore. Nicola, è bello. Sono troppo felice di mangiarmi queste qua a colazione. Sono troppo buone. Sono le crostatine tipo quelle della Mulino Bianco che abbiamo fatto in casa. E mia sorella vi abbiamo fatto il video, proprio l'abbiamo caricato sul nostro secondo canale. Tra l'altro super divertente il video. E poi queste crostatine sono buonissime. Però a differenza di quelle della Mulino Bianco sono sane e leggere. Non hanno olio di palma. Sono molto light. E sane appunto, e buonissime poi oltretutto, sono troppo belle anche, sono buone buone con la cioccolata, la Nutella, però non è proprio la Nutella, andate a vedere il video. Comunque, viva quando ci sono cose buone da mangiare, sembra che ti alzi proprio in un'altra maniera. Ieri ho comprato questo, cioè ragazzi non potete capire, è troppo buono, già ne ho mangiato metà, mo mangerò l'altra metà assieme alla colazione di oggi. È buonissimo, al cocco e vegetale di yogurt di soia, però non è light, non è magro. Infatti comunque un po' di grassi ci sono, anche se comunque pochi, e a differenza dello yogurt greco, eccolo qua, meno proteine, quindi comunque non è molto bilanciato. E infatti io comunque lo mangio sempre assieme allo yogurt greco, perché sapete che ho bisogno sempre di proteine. E vi volevo far vedere qua che infatti alcune di voi se ne sono accorte nel video che avevo fatto vedere dei regali miei di compleanno e anche degli acquisti, quelli per la casa. Avevo fatto vedere le ultime cose, però avete accorto che qua mi era arrivato il top nuovo. Già da un po' di tempo che mi è arrivato, me l'ho dimenticata di farvelo vedere. E che era, vi ricordate che non c'era il top qua, mi era arrivato mancante. Adesso è proprio bellissima la cucina così, vedete? Troppo bella. Questo è uno degli ultimi acquisti, vi ricordate, nel video haul. Casomai se non l'avete visto vi lascio il link nel box informazione. E il grembiule qua così, ho messo queste cosine qua, le tazze, la bilancina che mi ha regalato Max, adoro, tutto bello, anche questo l'avevo comprato di recente. Che poi volevo sempre dire sta cosa, io devo fare le modifiche appunto alla cucina e devo praticamente metterci da quest'altro lato, ecco qua, cioè vicino al frigo qua, sto tavolino deve sparire, e ho pensato di fare qua, di mettere qua un altro pezzo di cucina, però... Dato che a me il frigo piace rimanerlo così e comunque lo snack anche ci serve perché noi ci mangiamo sopra, eccetera, ho pensato di mettere solo qua un pezzo di cucina. Non lo so, consigliatemi, che sto pensando, non è che viene brutto a mettere qua un pezzo di cucina. Mia mamma ha detto, cioè dovrebbe venire un pezzo così grande, così, e anche un altro pochino, e in cui metterci, perché qua ci metteremo la lavastoviglie, quindi questi tre cassettoni con un'altra anta andranno qua, quindi verrà sopra il piano, il top. Sopra però senza mobile ho pensato sopra di metterci una piattaia, e non so come è meglio, cioè mettere il mobile della cucina attaccato là, oppure farlo così che sta in mezzo, insomma così sembra un mobile a parte, non so, non vorrei fare una cosa brutta, quindi sono indecisa, datemi dei consigli nei commenti. Sto qua nella mia stanza cosmeticosa, mi sono appena registrata un video, una nuova video ricettina che vedrete nei prossimi giorni, quindi sono tanto contenta. Adesso mi stavo un pochino prendendo giusto 2 minuti di pausa perché poi devo registrare ancora altri video, e sono andata su Clue, l'app, quella là del ciclo, Clue veramente, o sbaglio sempre, tutte le pronunce lo sapete. E Clue è questa app che ti permette di monitorare il ciclo è un fenomeno naturale ragazzi, quindi non ci dobbiamo scandalizzare, e grazie a Clue possiamo proprio monitorare il nostro ciclo, i sintomi premestruali, se magari capita, no, qualche giorno prima del ciclo e fa male la testa. Poi ci dà tante informazioni utili, ad esempio vi permette di prevedere quando vi verrà il vostro ciclo, no? Quindi di capire magari se vi viene il ciclo, vi preparate a quei giorni, insomma, no? E
anche quando è il tuo periodo fertile, quindi quanto puoi rimanere incinta, insomma tante cose. Ovviamente è sempre un'app, quindi è sempre utile prendere le precauzioni. E c'è stato tutto il calendario qua dove potete segnare tutte le cose, e poi qua ad esempio io adesso vado a mettere che c'ho un po' di mal di testa, quindi mi segno sta cosa, che oggi ho avuto un po' di mal di testa, così quando poi fra un mese vado a capire se questa cosa ha una corrispondenza con il mio ciclo, appunto. La cosa che mi piace sono anche tutte le informazioni che ci dà, ad esempio sul nostro periodo fertile, ad esempio, vedete? Vi spiega tutte le cose sul vostro corpo, insomma, noi donne secondo me dobbiamo capire il nostro corpo, il nostro ciclo, quindi perciò mi piace questa app, perché vi permette di capire il vostro ciclo, voi, no? Il vostro essere donna, quindi quando siete fertili. Adesso mi dice il prossimo ciclo fra tot giorni, quindi mi tiene tutto sotto controllo. Io veramente la uso tantissimo su di te, ti fa inserire tutti i tuoi dati, è molto molto bella. Comunque vi lascio il link per scaricarla, perché è gratuita sia per l'iPhone sia per Android, quindi per il Samsung. Se ancora non l'avete, scaricatela, è completamente gratuita, è veramente formidabile. So che tanti di voi la usano e piace tantissimo. Comunque vi lascio il link nel box informazione. Uai, che piatto sciabicicco, schiacciapreti, come si chiamano? Schiacciapreti, schiacciapreti, scialatieri, stracciacerli, no, struscinati, struscinati con cozze e gamberi, ammu, buon appetito, ammu. Buon appetito. Mamma sape come sui, ah? Da veterinario, è vero amore? Che brutto! I cani odiano andare dal veterinario. Comunque ho portato pure la cacca per far controllare il sangue nella cacca, vero amorino? Chi c'è? Questa non vuole proprio camminare col guinzaglio, ma come sa da fa? Sta sempre in braccio. Che spavento da veterinario, è vero? Sta tremando tutto quanto. Non ti preoccupare, amorino, hai paura? Amore, amore, che c'è? Piccolo. Abbiamo fatto la visita dal veterinario, è vero? C'ha i coccidi, altri parassiti, perché praticamente lei prima c'aveva altri parassiti che erano i pappatacei, e mo invece c'ha i coccidi, è vero? Eccola! Perché praticamente io pure me la porta nelle feci, ci sta tutto comunque sangue, e dice che sono questi altri parassiti, e mo si deve prendere una pillolina ogni giorno e dobbiamo tenerla sotto controllo. E metto pure paura di farla stare vicino a cuore a molle, anche se la dottoressa ha detto che non ci stanno problemi, perché sono pure cani adulti loro. Ma no, come mena, la mia amorina, piccolina. Lei però mangia, corre, fa tutto, soltanto che fa sempre queste feci così. Ora devo tenerla una settimana sotto controllo, è vero? Che spavento da veterinario, lei tremava tutta. Adesso però io, dato che sono una persona molto furba e non mi fido di nessuno, tengo lo stesso male nella terra. Comunque la porto da un altro veterinario. E guarda, ma tengo una macchia. Lo stesso male, o è l'ombra? Non lo so. Comunque la porto da un altro veterinario, la faccio visitare anche da un altro veterinario e le dico se la cura che mi hanno dato, se va bene, è vero? Eccola, vero piccolina? Sei stanca ora? Uffa, a quel cattivo. È vero? Amore,
devo fare le siringhine. No, te ne coccidi. No, quei cosci. No, l'hanno detto coccidi. A me. Quella signora brutta con gli occhiali, guarda. Sì. Sì, ha fatto i codici. I coccidi. Ma mi devo fare le siringhine. No, le villaline. Ma mi devo fare due siringhine. Arricchi, arricchi. Sono andata dal veterinario, quello là del negozio, però non la tengo di fiducia proprio a quella. Mi ha dato una medicina, sono delle pilloline, ha detto una al giorno. E ha detto quasi sicuramente sono questi coccidi, ha detto però non è una cosa grave, però si deve curare, sono dei vermetti che tiene. E poi però ho detto così, ho detto ma sai che faccio, vado pure da quell'altro veterinario. Là dove va mia mamma che porta i cani e i gatti, il nostro veterinario di fiducia, ho detto ma vado pure là. L'ho portata là e lui l'ha visitata e ha detto che ha fatto l'esame pure lui delle feci e non l'ha visti i coccidi. Non l'ha viato. Io ho fatto due campioni, sono furbo, ho fatto due campioni di feci, ha detto non l'ha visti i coccidi, ha detto però ciò non vuol dire che non ce li ha, può darsi pure che lo stesso campione a volte ci sono, a volte si vedono, a volte no. Ha detto comunque i sintomi che mi descrivi sono quelli dei coccidi, ha detto l'unica cosa che sono grave per i cuccioli sono il cimurro e una cosa intestinale che è gravissima, però in quel caso il cane non mangia, è proprio abbattuto. Ha detto se tu mi dici che lei mangia, sì, gioca, salta e fa tutto, ha detto allora non ti preoccupare, dovrebbe essere quasi sicuramente questi coccidi. Ha detto però mi ha dato anche un'altra medicina più potente, così ci tolgono più in fritta. No, non la voglio io quella leggera. E poi ci dobbiamo fare tutte le vaccinazioni. Uffa, però perché non si sente bene. Comunque l'ha pure pesata, pesa 1,8 kg. Otto, ma perché sono così stanco? Ah, sto stanco. Ma battuto, perché? Ma deve mangiare e deve bere, uffa, ma no. Va bene un po' qua, tuppi. Bevi, fammi vedere come bevi. Bevi, bevi. Bevi, bevi. Finalmente abbiamo trovato la medicina, vero amore? Eccola qua. Dice che è una cosa super potente contro questi coccidi. Vero amorina? Speriamo bene, adesso però la porto dal veterinario perché dice che deve controllare lui la quantità, è una cosa particolare, meglio fare attenzione. Di nuovo dal veterinario. Che terrore, che paura, che spavento. Sta bimba, guarda come dorme, piccolina, e la mia mano dorme, amore, che bella che è. Non strillare che ti vedo. Mettete tanti pollici in su per il nostro cagnolino. Buonanotte. Ciao.